andare a far fuori deadlift dovremo prima raggiungere una piattaforma di salto e lungo la strada troveremo i soliti simpaticoni. E qui comincio a imparare la dura lezione, che cioè stare fermi anche al riparo, ma fermi, non porta grossi risultati. Spesso è meglio muoversi per non offrire un facile bersaglio, saltare su una struttura e così via. E sapete una cosa, i nemici mi sembrano avere una mira fin troppo spietata. Anche quando si salta, dovrebbe essere tutto sommato un po' più difficile per loro colpirci. Invece, oh, sono inesorabili. D'accordo, cercheremo di render loro, come si dice, pan per focaccia. Intanto, come spesso capita, troviamo il dispositivo che ci servirebbe bloccato, la piattaforma di salto in questo caso. E sapete che ci mandiamo a cercare l'interruttore? Ma Malefibot! O preferite un Necromago? Vai l'interruttore e torniamo alla piattaforma. Non c'è bisogno di predisporsi in modo preciso, basta saltarci sopra e comunque verremo sempre proiettati all'interno di questa struttura. Intanto ecco deadlift. Questo buon tempone cercherà a tutto spiano di friggervi con il suo potere elettrico. Una buona tattica è quella di non farvi avvicinare. Se vi zompa addosso, voi scappate, magari sfruttando una delle numerose piattaforme che troverete lì nei paraggi, sparse tra gli edifici. Se potete, cercate di guadagnare posizioni più elevate dei vostri avversari, perché dall'alto sarà molto più facile controllarli. Cecchinati sui punti critici che sono, beh, la testa come al solito e anche le bombole che ha sulla schiena. Questa mia prima kill devo dire che è stata abbastanza casuale, perché avrei dovuto aspettare un po' di più, da lontano abbassargli ancora di più lo scudo e poi andarci sotto abilità d'azione. Qua non so cosa sia successo, questo necro mago a un certo punto un gran botto, pum pum, e l'ho fatto fuori. La ricompensa è un oggetto blu unico, un'arma laser, la Vandergraffen, sempre elettrica. Sulla minimappa un bel punto esclamativo giallo, vuol dire una missione secondaria che ci sta aspettando. E mentre raggiungo in cima la stanzetta in cui troveremo un bel paio di casse, un grosso avvertimento per giocatori, sia principianti che veterani. Una buona parte delle missioni secondarie, quelle che ci vengono assegnate dai personaggi o che troveremo di volta in volta disponibili presso i cosiddetti tabelloni delle inserzioni, come ricompensa ci daranno un oggetto detto blu unico. Nella scheda li riconoscete perché hanno una scritta rossa. Qui intanto mi sto dirigendo verso una stazione chiamata Munzumi, dove potremo attivare i veicoli lunari. Ma torniamo ai nostri oggetti blu unici. Questi sono potentissimi, spesso con effetti nascosti. Nel vecchio BL2 a volte erano addirittura più potenti di molte leggendarie. E davvero sono il nostro lascia passare per procedere senza grossi problemi nell'avventura. Il problema è che non si può ripetere la missione per ottenere più volte lo stesso oggetto blu unico. Ciascun oggetto lo potrete ottenere una volta sola per ogni partita giocata. Quando si inizia siete nella cosiddetta partita in modalità cacciatore normale, ucciso il boss finale, ne ricomincerete un'altra per avanzare di livello e anche con nuovi nemici, più intelligenti eccetera, ne parleremo. Bene, lì saremo nella cosiddetta modalità vero cacciatore, ok, avrete una seconda possibilità di prendere lo stesso oggetto blu unico preso durante la prima partita. Ma, come già è successo per il Borderlands 2, prima che introducessero la terza modalità, che qua non c'è ancora, non so se mai verrà introdotta, cacciatore definitivo, la seconda volta che si prende l'oggetto blu unico non si è ancora al massimo livello 50, tu sei fregato, lo prendi a 38, ok, può essere anche molto bello, ma dopo non lo potrai più prendere una terza volta, ti rimarrà a livello 38, quando sarai a livello 42 o anche 50, che è l'attuale level cap, bene, tu avrai sprecato la possibilità di avere un'arma fantastica al massimo livello possibile. C'è una soluzione? Per fortuna sì. Giocando la seconda partita,
accettate tranquillamente le missioni secondarie, quelle che già sapete dare oggetti verdi o altro, insomma. Ma neanche accettate, non dico giocarle, neanche accettate dai personaggi o dai belloni le missioni che sapete invece dare gli oggetti blu unici. Sarà un po' più dura, magari giocatevi qualche chiave dorata. Per chi non lo sapesse, sono quelle che vi regaleranno degli oggetti viola fantastici, usandole con speciali macchine rivenditrici che troverete a Concordia, che è il corrispondente dell'Accentuary di Borderlands 2. Ed è una bella risorsa, perché questi codici vengono rilasciati, si trovano su diversi siti internet con una certa facilità. Vinta la partita una seconda volta e dopo aver raggiunto, magari fate un po' di farming, dei punti XP, il livello 50, scoprirete che tutti i nemici scaleranno a livello 50 e anche gli oggetti che verranno rilasciati, comprese le armi blu uniche. A quel punto potete prenderle tutte e godervele fino all'eventuale prossimo aumento del level cap. Per questi stessi motivi io personalmente non esagero con il farming delle leggendarie, che pure perderebbero di efficacia dopo pochi livelli, se non dopo aver raggiunto il massimo livello, per averle tutte a livello 50. Intanto qui avete visto in azione l'arma laser, che è bella, è molto flessibile, perché da lontano con dei tocchettini funziona un po' come se fosse quasi un fucile da cecchino. E tenendo premuto a fondo, trasferite la potenza devastante come se steste colpendo con la doppietta. E qui un simpatico primo piano del nostro Malefibot. Stupendo. Ok, ho gigionato un po' intorno per avere il tempo di spiegarvi questa cosa importante sulle armi luniche e anche leggendarie, senza perdere delle sequenze importanti della storia. Ma ora entro ad attivare lo Moon Zumi e finalmente avremo i nostri mezzi per spostarci velocemente. Qua, se avevate già in precedenza fatto generare il veicolo, che è rimasto da qualche parte, magari vi ha fatto fuori, potete anche farvi teletrasportare al vecchio veicolo senza generarne uno nuovo, comodissimo per accorciare i tempi in tante situazioni. Giocando in co-op, uno può mettersi alla mitragliatrice e l'altro alla guida. Ma quant'è simpatico Clap che zompetta su e giù per il Moonbuggy, e anche la sequenza con cui smonta dal veicolo è tutta da gustare. E della serie chi non risica non rosica, fatevi coraggio e fate dei bei salti col Moonbuggy. Spesso potrete abbreviare di molto gli spostamenti. Il rischio qualche volta paga. Non c'è bisogno di scendere per spostarsi spesso da una locazione all'altra. Sto tornando al Serenity Waste per ricevere uno strano oggetto chiamato Orbatron. Dateci pure dentro come un baggy. Schiacciate tutto quello che si sposta sul terreno. Il Moonbuggy ha una grossa salute, per cui è facile resistere, e poi dateci dentro comunque con la mitragliatrice, che non è quella della torretta, ma che potete comunque usare anche dal posto di guida. E se come è con il Borderlands 2, può capitare che le caratteristiche speciali degli oggetti che indossate, tipo uno scudo che amplifica il danno, siano trasferite alle armi dalla Moonbuggy. Da confermare, però. E becchiamoci sto Orbatron da Jenny. E dalla stessa saranno poi disponibili un paio di missioni secondarie. Nova, nessun problema, e Torg o Torg. La prima assicura 5 pietre lunari come ricompensa, e la seconda, occhio, oggetto blu unico. Ed altro mega warning. Può capitare, come in questo caso, che per svolgere una missione vi sia assegnata temporaneamente, in teoria, un'arma chiamata arma missione. Questa, finché la missione non sarà completata, rimarrà in modo permanente però nel vostro inventario e la potrete usare finché vorrete. Questa è una delle armi contrassegnate Moxie. Io intanto nel gioco invece ho deciso di sbrigarmela prima con l'altra missione più facile di raccolta dei registratori, cosiddetti eco. Moxie ci darà sempre armi con una caratteristica speciale, cioè quella che ci rigenerano la salute facendo danni ai nemici quando però l'arma viene indossata, usata, ma anche lanciando una granata, per dire, per cui tu sei in difficoltà, stai per morire, hai quell'arma equipaggiata, stai usandola e lanci una granata e puffete, la tua salute ritorna al massimo. Ma ritorno per un attimo al gioco, perché pensavo fosse una passeggiata per prendere gli eco, ma nell'ambiente a gravità zero tutto può essere più difficile.
Si scende da questa parte, troveremo una piattaforma che ci potrà sparare verso l'eco. E non sarà poi così banale, sapete? Ah, intanto qui, senza volerlo, ho scoperto uno dei simboli nascosti della cripta. Ecco, sono sceso sotto l'eco. E prima ho parlato di piattaforma, in realtà è questa specie di geyser lunare. Ecco, l'eco lassù. Però non puntate direttamente verso di lui, perché secondo me conviene saltare e appoggiarsi di schiena alla parete, in modo da rimanere fermi quel tanto che è sufficiente per fare la presa. E sono onesto, ne ho fatti di salti, e finalmente, tac, contro la parete, presa, e poi, e chi se ne frega, moriamo felici nella lava. Gli altri ve li risparmio perché sarebbe solo noia. Ma la ricompensa è apprezzabile, un bel fucile da cecchino elettrico. Accettando invece la missione della Nova, potremo scendere al piano inferiore e cercare una cassa speciale di Janey in cui troveremo un bello scudo blu unico. Come tutti gli scudi Nova, quando verrà scaricato le colpi dei nemici, rilascerà tutto intorno a voi una Nova, una scarica elettrica che vi darà il tempo di tirare il respiro. Comunque, d'occhio, questa missioncina è più che altro un training proprio per spiegarvi come utilizzare questi scudi Nova. Raggiunta infatti questa stanza della sorveglianza, è facile seguendo la mappa. Una volta entrati, scopriamo che per aprire una cassaforte dovremmo far saltare con uno shock elettrico, appunto, 5 telecamere, tutte insieme. Per farlo è sufficiente mettersi più o meno in un punto centrale e poi farsi danneggiare lo scudo dei nemici o lanciare una granata in modo da far scattare la Nova. Io come trucchetto ho usato queste difese della cassaforte stessa. Poi mi sono spostato in mezzo e pumfete, tutte le telecamere sono saltate. Pronti per la consegna, ma intanto divertiamoci a saltare su questi funghi di lava. Saltate tranquillamente anche sulla specie di cascata perché non vi brucerete. Non l'ho capito subito, ma è così. Ma ricordate quel punto esclamativo sulla mappa di cui ho parlato qualche minuto fa? Ecco la fonte. Ultime richieste. Perquisisco il cadavere come richiesto. Per ritrovare le ultime volontà del capitano Thorson. Sostanzialmente in cerca di vendetta. Tra le stupidate noiose che salto, dovremo arrampicarci su un edificio per piazzare un trasmettitore, mentre l'unica parte che ci darà un po' di battaglia è trovare un certo spot e, immaginatevi, è il gran momento di Thorson. Insultatelo e poi regolate i conti una volta per tutte. Ora si arrabbia e facciamo a botte. Neanche questa soddisfazione. Vigliacco! E se la cava svelandoci la posizione di una ricompensa, che dovremo raggiungere secondo le tecniche che valgono qua sulla luna di Elpis. Saltare, please. Chiaramente, se preferite, arrampicatevi sull'edificio e arrivate dall'alto. Anzi, per beccarvi la ricompensa, dovrete proprio fare così. Poca fatica per ottenere, tutto sommato, ancora meno. Voglia di leggendaria. Spero di non dover aspettare troppo. Intanto, siamo arrivati a un punto cruciale, che è l'ingresso a Concordia. Il nostro campo base, un riferimento sicuro per tutto il resto della storia. Ah, ma ci eravamo quasi dimenticati di lei, della Moxie Probe. E se c'era un dubbio che sia di Moxie, guardate un po' quanto è personalizzata. Bellissima. Qualcuno l'ha paragonata alla Nozzle di Borderlands 2. Ed è un bene ed è un male. È un bene perché potrà rigenerare di molto la salute, soprattutto magari ganzercando con i personaggi che hanno questa possibilità, cioè di imbracciare due armi dello stesso tipo, come può anche il bravo piccolino Clep, grazie alla sua abilità che sfocia nel Fanzerker. Intanto mi sto facendo massacrare per scaricare lo scudo e cominciare a perdere un po' di salute. Ma non si chiama Rapid per niente, non riesco a scaricarlo, sto maledetto, quindi tanto vale che me lo tolga proprio. O comunque sono abbastanza tontolone perché questi sono resistenti al fuoco, quindi ce la caviamo con una schiacciata. Dimostrazione che bisogna essere creativi. Anche una granata avrebbe ottenuto lo stesso effetto. Guardate, schiaccio e la salute su. Bello, eh?
Però si rischia di essere, come si dice, overpower, cioè troppo forti, quasi invincibili. Infatti, le armi di Moxie, diciamo così, normali, vi rigenerano la salute per piccole percentuali del danno che fate, 2-6%. Questa, come la Nozzle, arriva a una percentuale mostruosa, quasi il 60%. Salvador, in Borderlands 2, imbracciando la Nozzle in una mano e nell'altra, non so, la mitica super devastante pistola Double Unkempt Herald, era praticamente invincibile. Il mio consiglio è, almeno nel primo giro, nel primo playthrough, la prima partita, non rovinatevela. Quindi non abusatene. Nel secondo giro tenetela, si sa mai salti fuori qualche raid boss troppo forte per le vostre possibilità, beh, allora un aiutino, perché no, che c'è di male. Però, dopo averci provato veramente. Adesso sono davvero pronto per entrare a Concordia. Ma di questo poi parleremo nel prossimo video. A risentirci.